Assessore di Giovan Giacomo, può sembrare quella di oggi, l'inaugurazione di oggi, una cosa da poco, ma in realtà questa è un'opera, è uno spazio atteso dai residenti da tanto tempo. Molto atteso, ci chiedevano da anni questa estimazione perché la zona di Pianaccio non aveva un punto di incontro e di ritrovo per la collettività, dunque un intervento che abbiamo realizzato grazie ai fondi PISO, i 320.000 euro che abbiamo speso qui, ci sono ulteriori somme che per fortuna la Regione ci ha autorizzato a spendere, nei prossimi giorni realizzeremo quello che il comitato di zona ci chiederà per poter fare alcuni interventi, diciamo, di sistemazione intorno alla piazza, una bellissima risposta per questa gente che, come detto prima, si è data tanto tempo aspettavano. Voglio rimarcare anche il discorso che abbiamo realizzato questa importante opera, ogni tanto facciamo le cose giustamente, però dipende molto dall'impresa, voglio ringraziare l'impresa Bollettini che si è adoperata in circa 3 mesi per la realizzazione di questa importante opera. Ci sono voluti 3 mesi? Diciamo 3 mesi lavoro perché abbiamo dato la consegna lavoro a fine maggio, poi c'erano le ferie estive, diciamo che i tempi lavorativi in 3 mesi hanno realizzato questa bellissima opera. Ci sono circa 60.000 euro di soldi da spendere ancora per l'utilizzo e il ribasso di questa opera, che spenderemo sicuramente per realizzare un campetto polivalente nella parte retrostante della piazza dove c'è l'area di proprietà comunale, dunque sistemeremo un campetto per i ragazzi su terra, e alcune opere che riguardano l'illuminazione e il mando di asfalto sempre in questa zona.